Come ti chiami? Io, Vito Tomaiuolo. Ti piace cantare, canta storie? Canta storie, sì. E come mai sei diventato un cantastorie? Perché mi piaceva e quindi ho continuato sempre a cantare le storie. E tuo padre era cantastorie? No, mio nonno. Tuo nonno? Perché il soprannome? Bavard. E quindi tu hai partecipato a dei spettacoli? Poi. Certamente. Quanti anni hai incominciato a fare il cantastorie? Il cantastorie ho cominciato all'età di 20, no, che è 28 anni? 25 anni, non mi ricordo per essere preciso. Negli anni 80, quindi. Qual è la prima? Quindi tu hai fatto pure il carnevale con Michele Campanile. Sì. Manfredonia. Come l'hanno comuneta? Tu vedi come hanno comprato a San Meccio, sono tutto andato in Eta, per cui di volte che hanno ridotto, hanno ridotto il mondo a Frignese. Lì fanno tutto quanto le clure, loro ci pensano, che il mondo è tutto quanto chiano. Uno non può dire niente all'altro, che stanno a Frignese tutto quanto. Chi l'ha chiuso questo San Mannetto, poi ti dice che non ci manca l'utente, l'unite, gli uccelli non ci possono fare, forse pure loro ci hanno ci raccomandato. Chi l'ha chiuso questo San Mannetto? Dire... Questi si chiamano satire o sagre? Sagre, le sagre. La sagra a che serve? Per farti capire, noi in dialetto nus, perché noi il nostro dialetto, diciamo in dialetto le nostre sagre, perché tu dici i fatti come sono, come sono successi, quindi che non sono successi, capito? Per dire come quella, tu vedi come l'hanno componente. A San Mannetto ci sono tutto quanto adunato, questo è già la detto. Per cui di volta hanno ridotto.